Una legge di bilancio inadeguata e che lascerà macerie. Il giudizio del centrosinistra sul rendiconto approvato nella notte, negativo senza se e senza ma, con una preoccupazione che riguarda soprattutto il sociale e la sanità per i tagli apportati da parte di un governo regionale, hanno detto questa mattina gli esponenti del Partito Democratico, non in grado di gestire l'emergenza e di impiegare le risorse in arrivo con il Recovery Fund. Questo bilancio per noi, oltre che un augurio ai nostri concittadini, è momento di riflessione, di presa in carico, di responsabilità, perché sentiamo una preoccupazione ulteriore che di fronte alle opportunità che ci sono adesso, recovery plan, fondi nazionali e europei, una regione senza programmazione rischia di tenere fuori l'Abruzzo dal futuro del Paese e dell'Europa. E questo significherebbe anche per il centrosinistra, che tornerà a governare la regione, ritrovare le macerie. Invece noi sentiamo il bisogno di partecipare oggi, anche in dialogo serrato col governo nazionale, a difendere gli interessi degli abruzzesi, perché ci siano nei grandi piani nazionali i nostri interessi e il nostro territorio. Noi siamo fortemente critici sia per quanto riguarda il bilancio di previsione appena approvato, sia per quanto riguarda la lista che hanno portato a Roma rispetto al Recovery Fund o a Next Generation, perché non lo hanno concordato con nessuna delle parti sociali, oltre che con la stessa maggioranza. Cioè è la traduzione di una lista della spesa, nel senso che si pescano dentro i dipartimenti della burocrazia regionale una serie di situazioni e progetti e si li trasferiscono a Roma senza visione. Qual è la visione? Ce lo hanno detto tutte le parti sociali, ce lo dice la nostra comunità, la politica della trasversalità, delle infrastrutture, dell'intermodalità. Le infrastrutture legate all'acqua, è una regione con tanta acqua che non riesce a trasferire acqua ai propri cittadini, e tante altre occasioni straordinarie che non ricapiteranno più, così come è avvenuto per il bilancio. Siamo riusciti, per quanto ci riguarda, a stralciare da questa legge di bilancio alcune cose davvero che gridavano vendetta. Una su tutte, l'articolo 6, che avrebbe tagliato nella versione originale il 10% di tutte le spese obbligatorie. Quali sono? Quelle del sociale, del trasporto disabili, dei ticket sociosanitari per le famiglie, del trasporto pubblico con contratti firmati, sull'istruzione e il diritto allo studio. Già questo, nonostante il nostro voto contrario, vale ed è valsa la battaglia del centrosinistra sul bilancio.